Ma salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo episodio di Pokémon Violetto. Oggi andremo a catturare il secondo leggendario. Io vi ricordo sempre che la mappa per i paletti la trovate nel link in descrizione. Come sempre all'inizio di ogni mio video io mostro sempre il mio team, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like al video e commentare dicendomi il vostro dei quattro leggendari preferiti. Il team è composto da Clodsher, Colloferro, Quaqwa, Valtinkaton, Serule e Gemiraidon, che dopo lo metterò a forma lotta. Però perché ho tenuto Clodsher dall'ultima palestra? Perché Clodsher gli facciamo ricordare Sbadiglio, che l'ultima volta ci ha fatto un po' penare l'altro signorino. Tinglu si chiamava, mi ricordo. Uomo vaso, comunque Pokémon vaso, proprio lui. Allora, apriamo la mappa e allora ruotiamo la mappa. Noi dobbiamo andare qua. In questa zona qua ci sono i paletti che ci faranno trovare il prossimo leggendario. Questo qua del gelo lacerante, che direi anche che è il mio preferito, se volete saperlo. E penso che lui lo metteremo in team. Allora, forse ho sbagliato. Potevo volare più vicino a quel paletto lì. Vabbè, adesso andiamo. Forse qua sopra ce n'è un altro. Guardiamo qua sopra. Che magari ce ne abbiamo uno qua vicino che manco mi sono accorto. Può essere. Può essere che uno è proprio qua sotto il mio naso. Quando ne ho sempre selezionato un altro. Comunque, ragazzi, per i. Allora, prendiamo la Pokéball. Per i Gimmighoul è importante salire in cima a queste torri. Perché in cima a queste torri probabilmente ci sono le. Come si chiamano? I Gimmighoul forma scrigno che droppano un bel po' di monete. Non è un video per far evolvere Gimmighoul, però nel dubbio io un Gimmighoul qua lo raccolgo. E fa sempre comodo. 5 monete addirittura. Siamo a 401 monete, siamo quasi a metà. Ok, siamo sulla buona strada. Poi dalla prossima palestra nella città di. Non si chiama Norma, Nubaldo mi sembra che si chiami. Allora, là c'è un paletto, andiamo a prenderlo e lo mostro anche sulla mappa. Anche se vi lascio anche la mappa ovviamente in descrizione, perché trovarli tutti da soli, ragazzi. Cioè, se questo gioco fosse uscito 1000 anni fa quando non c'era internet, tipo che. Credevi a robe tipo che a 100 razzi Deoxys potevi. Oh, sì. Vai, vai. Estraiamolo. Che con 100 razzi Deoxys. No, partivi col viaggio sulla Luna per andare a catturare Deoxys. Vabbè. Voglio il commento qua di chi ci ha creduto. Io ci ho creduto. E quando sono arrivato al giorno del 100 razzi e non è successo niente, il 101 ci sono rimasto ancora più male. Allora, non avevo aperto la mappa. Siamo esattamente qui. In parte da dove sono volato. Qua ce n'è un altro dove ho messo la destinazione, ma ce n'è un altro anche qua vicino. Allora. Qua non c'era niente, presumo che uno sia sopra questa super montagna in parte alla città di Algaro. Guardiamo se c'ho ragione, se so leggere una mappa. Mi sa che non so leggere una mappa. Ragazzi, lo vedete dov'è? È nascosto dietro un albero, io pensavo che fossero tutti in alto, invece questo è proprio nella città, nascosto dietro un albero. Ok, questo è facile da trovare, è il più facile, penso. Ok, ne abbiamo due su otto. Niente, ragazzi, questo era più facile del previsto. Sono io che continuo ad andare troppo in alto, ma sono tutti in basso questi. Ok, mi sono abituato che quelli dell'altro episodio erano tutti in alto. Vabbè, dai. Prendiamo il terzo e ora andiamo un po' più spediti con gli altri. Allora, i tre di questa zona li abbiamo presi. Andiamo a. Un po' sotto Moldusia, tipo qua dovremmo andare. In quella zona qua non c'è un centro Pokémon qualcosa. Beh, vogliamo qua. Che ce ne sono anche due vicini lì. Allora, il primo è qua, poi gli altri sono abbastanza tutti in fila. Vabbè, un Gimmighoul io non lo rifiuto. Allora, da qua in cima facciamo un bel volo. Vabbè, l'MT rimane lì. Vai, voliamo giù. Dove ho messo magari il segnalino, che spero di averlo messo giusto. Allora, ricordiamoci che questi qua di paletti sono abbastanza in basso rispetto agli altri, non sono in alto alle montagne, alle voragini. Eccolo qua. Eccolo qua. Beccato questo, possiamo andare in discesa libera. E il quarto è stato preso. Let's go. Eccolo qua uno, trovato subito. Allora, magari dobbiamo appiccicarci al muro se si può. Perfetto. Fare un bel saltone. Riappiccicarci al muro, rifare un bel saltone. E prendere il quinto paletto. Dai, abbiamo superato la metà, ci siamo. Un altro è qua vicino ancora, non so. Perché a me me ne dà due attaccati, tipo. Io uno l'ho preso, un altro dovrebbe essere qua proprio stravicino. Eccolo là, eccolo là. Questo è bello in vista, questo è bello in vista, quindi ce ne manca uno a sto punto.
essendo che uno in teoria l'ho già preso, perché se no non si spiega altrimenti. Io mi ricordavo di aver preso solo i due di Tinglu, quello lo scorso leggendario. Vabbè, andiamo a prendere l'ultimo paletto e andiamo a catturare il leggendario a sto punto, che non sapevo uscisse corto sto video, invece ciao, non finisce più. Oh, questo è qua, vogliamo qua che ci risparmiamo un po' di tempo. Allora, se io quel paletto l'ho raccolto davvero e non me ne sono accorto, lo scopriamo raccogliendo questo che deve essere qua da qualche parte. Ok, qua l'ho visto. Se adesso raccolgo questo e aspettate, c'è un Gimmigul che ha precedenza. Se raccolgo questo e esce il verso del Pokémon che dobbiamo catturare, l'avevo già tolto io per sbaglio. Se no, non trovo un paletto. Guardiamo. No, non trovo un paletto ufficiale. Dopo aver vagato per ore e ore alla ricerca dell'ultimo paletto, ci siamo. Vi faccio vedere bene sulla mappa da dove si entra. Ok, da qua sotto, da quel pezzo qua di erba, si entra. Si va dritti e qua dovrebbe esserci l'ultimo paletto, finalmente. Finalmente. Voi direte, vabbè, ma non è successo niente. No, ci ho girato come uno scemo per mezz'ora nella caverna senza sapere che ci fosse questa entrata qua. Estraiamo l'ultimo paletto che ci porterà, speriamo, dal Pokémon. Pau! Ok, dobbiamo dirigerci al santuario. Santuario del gelo lacerante impostato come destinazione. And let's go! Quindi il santuario è vicino a dove c'era Bombardier. Eccolo qua, l'abbiamo chiamato. Vicino a Bombardier è sopra e sotto, vabbè, in caso ci arrampichiamo barra, scendiamo, infatti è sotto, vabbè. Facciamo una scavalcata, ok, è qua sotto che c'è una bella area per farlo spawnare, prima di farlo spawnare devo assolutamente salvare. Ragazzi, vedete il santuario è qua sotto, io proseguo al salvataggio del caso, il leggendario no, non è Skiddo, ma è questo con cui dovremo interagire adesso. Vuoi toccare il santuario? Voglio toccare il santuario. Magari entra alla prima ball con una Velox Ball, sarebbe il mio idolo, eh. Però, Rattle, 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 ed è pronto ad uscire a presentarsi a noi. Guardiamo. È diventata notte senza un motivo. Eccolo qua. Cien Pao si chiama, mi pare. Ed è il mio preferito dei leggendari. Lui lo vorrei mettere in team, anche se è un leggendario. Allora, inizia lo scontro. Spada nefasta droppa la difesa di tutti i Pokémon che ci sono in campo. Hanno delle abilità davvero interessanti questi leggendari. Allora, come prima cosa facciamo una Velox Ball, giusto per scaldarci. Che va fatta? Guardiamo se va bene la Velox Ball la prima. Non va bene. Proviamo un Etere Lama, sperando di non tirarlo giù. Spada solenne, ok. La reggiamo, Etere Lama. Ok, gli ha fatto un bel danno. Allora, qua continuiamo a tirar ball. Appena ci tira giù i Dragon, o Collo Ferro, o come vuol chiamarsi, mettiamo Quagsire e spammiamo Sbadiglio. Infatti, la Scuro Ball non va. Catastrofe. Dimezza IPS, non ci manda KO, vero? Ok. Boh, proviamo una Minor Ball. Non è che sia tanti livelli sotto, però. Minor Ball, scelgo te. Vai, uno, due, ma no, ne fa uno e basta, ne fa uno e basta, Cien Pao. Sbigo attacco, non ha effetto perché non abbiamo attaccato. Guardate, io sono pazzo. Si tira la Pokéball easy. Questo entra nella Pokéball. Questo entra nella Pokéball. E invece no. Ok, con Scaldagelo dovrebbe mandarci al tappeto ed è il momento di Clodsire. È il momento di fare Sbadiglio. Sbadiglio, eccotelo qua, Cien Pao. Lui fa catastrofe che ci dimezza già IPS appena iniziato, non la cosa migliore, però Sbadiglio entra. Non gli farei nessun attacco perché no, tutti lo mandano KO. Riproviamo con una Scuro Ball. No, contro Tianglu, non mi ricordo mai come si chiama, ha funzionato la Timer Ball. Potremmo verificare. Oddio, due? Due, si è aumentato, aumentato. Adesso si addormenta. Catastrofe, ci ridimezza IPS che Clodsire. Preferibilmente ci servirebbe in caso non ti fai catturare alla svelta. Proviamo una Ultra Ball vecchia maniera. Vediamo se funziona una Ultra Ball vecchia maniera. Uno, due, tre. No, si è svegliato, ha dormito un turno, vabbè. Scaldagelo ci sciotta. Ora è un problema perché non abbiamo più mosse di stato. Forse devo dare tuona onda a qualcuno, boh. Vabbè, mettiamo dentro qualcun altro.
Ho paura a fargli bruciapelo con Tinkaton che lo mando a KO. Vabbè, in caso ho salvato. Proviamo una bruciapelata. Ok, non l'abbiamo shottato, l'abbiamo mandato in un bel range. L'abbiamo anche fatto tentennare. Vabbè, è l'effetto di... dalla mossa di bruciapelo. Timer Ball. È il momento della Timer Ball, che sono un po' di turni col signorino. Uno, due, tre. Preso! Questi leggendari vanno catturati solo con le Timer Ball. Cien Pao è stato catturato. Vabbè, si aggiunge anche alla squadra perché Miraidon lo stava cavalcando. Prese vita quando l'odio degli antichi che perirono a causa della spada si ammantò di neve. Ok, aggiunto alla squadra. E guardiamo la foto nel Pokédex. Potevamo far di meglio, però ci piace. E anche lui è stato catturato. Per questo video è tutto, ragazzi. Nel prossimo video sfideremo altri due capi palestra. Comunque, quanto è gigante questo Cien Pao. Penso fosse molto più piccolino. E invece è una bestia. Non è un... Oddio, no, è caduto. No, no, il bug di Cien Pao. Il bug di Cien Pao, no, è caduto. No, ok, è ritornato. Dopo aver buggato il gioco per la milionesima volta, vi mostro il team come sempre alla fine di ogni episodio, ma prima vi ricordo di cliccare il tasto iscriviti, mettere mi piace al video e dirmi se vi piace o no Cien Pao, che tanto lui salta, fa il pazzo e si addormenta. Il team è composto da Cien Pao, Clotzer, Quaquaval, Tinkaton, Servlage e Colloferro e Miraidon, che può subentrare. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!